La notte è piena di promesse, i racconti della sonda Voyager 2 ai confini del Sistema Solare. Il tema dell'incontro tenutosi questa mattina presso l'Hotel Poseidon di Torre del Greco, nell'ambito del progetto Oratoriando con Don Michele, sostenuto dal Comune di Torre del Greco e destinato ai più piccoli. Ai microfoni di TV City, l'astrofisica Clementina Sasso. Stamattina abbiamo parlato delle sonde Voyager, che sono sonde che sono arrivate fino ai confini del Sistema Solare e oltre, e dopo 40 anni, perché sono state lanciate nel 77, sono ancora in attività. Quindi abbiamo coinvolto i bambini alla scoperta delle sonde, ma soprattutto alla scoperta del messaggio che hanno queste sonde a bordo, perché entrambe hanno un disco d'oro dove è memorizzato tutto quello che facciamo sulla Terra, i suoni, le immagini, ed è un messaggio che abbiamo mandato nello spazio per, insomma, chi, qualche alieno, qualche popolazione, insomma, che scoprirà queste sonde e magari sarà interessata alla vita sulla Terra. Come si approccia con un bambino attraverso un argomento del genere? Come si fa a far comprendere qualcosa di così complicato? Si cerca appunto di portare questi messaggi a loro livello, quindi utilizzando un linguaggio semplice e facendo molto spesso paragoni con quello che conoscono. Sono bambini di quinta elementare, quindi insomma hanno una coscienza della Terra, del suo satellite e che ci sono altri pianeti. Chi sono i bambini che hanno partecipato? Allora, sono i bambini delle quinte elementari della Giovanni Mazza e questo è un progetto che si chiama Oratoriando con Don Michele, dell'oratorio appunto Don Michele Sasso, della parrocchia della Madonna delle Grazie, ed è uno dei progetti che è stato finanziato dal Comune proprio per supportare le attività oratoriali rivolte a questa fascia, insomma, di d'età. I bambini oggi hanno assistito a questa spiegazione in modo molto semplice e calibrata proprio su di loro. Sono rimasti molto affascinati da questo argomento in primis e molto incuriositi, infatti hanno comunque fatto tante domande alle quali sono state date delle semplici risposte e che comunque hanno soddisfatto tutti. E dopodiché hanno comunque lavorato su l'argomento che è stato trattato, e cioè quindi queste sonde Voyager e all'interno delle quali c'è questo disco, il disco d'oro, che stanno mandando dei messaggi quando queste sonde arriveranno, dei messaggi a chi potrebbe riceverli. Ecco, questo è tutto.